Salve a tutti ragazzi e ragazze. Allora, questo video, come avrete letto dal titolo, sarà un video su un argomento molto molto attuale, molto diffuso, ovvero la separazione, definiamola così in un termine un po' più ampio. Voglio parlarvi di questo argomento perché mi sta capitando ormai spessissimo di vedere amiche e amici che si lasciano, persone anche sposate che divorziano per le cause più impensate e non so, voglio fare questo video per essere un pochino di conforto alle persone che stanno passando questa situazione o che l'hanno passata, dicendovi più o meno che cosa ne penso e dandovi un consiglio su come affrontarla a parer mio. Poi ovvio che siete liberi di ascoltarlo come no, però voglio insomma essere un pochino di compagnia con le persone che attualmente stanno tanto male e stanno cercando una persona che possa confortarle. Io fossi in quella situazione mi farebbe molto piacere ricevere un aiuto di questo tipo. Voglio solo dare un consiglio, niente di più. Praticamente, facendo le cose in maniera molto veloce, a parer mio, se si arriva al punto della separazione, del lasciarsi, vuol dire che non ce n'è più. Nel senso che le avete provate tutte per arrangiarla, ma alla fine non ce l'avete fatta e quindi vi siete separati. Quindi significa che o dall'una o dall'altra parte l'interesse è calato di brutto al punto da svanire. Questo ovviamente porta un dolore enorme perché comunque c'è stato un rapporto di amore tra voi due e c'è stato quell'illusione di essere per sempre, di riuscire a superare tutte le difficoltà e quindi vedersi poi smontati in questa maniera, posso comprendere benissimo che faccia tanto male. Però appunto, come vi dicevo, secondo me perché vuol dire che non ce n'è più. Quindi bisogna in un certo senso accettare la cosa e trarre insegnamento da questa. Ci sono mille modi, mille motivi per cui le persone si lasciano, quindi voi prendete il vostro, cercate di, tra virgolette, accoglierlo, comprenderlo e trasformarlo nella vostra prossima difesa. Costruite la vostra barriera difensiva, perché stare male così di sicuro non porta a nulla. Non porta a nulla piangersi addosso. Parlo io che ho avuto un'esperienza brutta. Proprio in questo campo io ho passato 7 mesi in depressione totale, non mangiavo, non uscivo, non parlavo con nessuno, mi chiudevo in camera a piangere dal mattino alla sera, è stato veramente brutto, cioè sono dimagrita tantissimo, rischiavo l'anoressia, è stato veramente un periodo terribile della mia vita, quindi sono qui a parlarvi forte di quello che mi è successo. E proprio per questo vi dico, traete insegnamento per quanto faccia male da quello che vi sta capitando e rafforzatevi, perché purtroppo nella vita non sarà né il primo né l'ultimo a distruggervi così. E bisogna imparare, specialmente al giorno d'oggi in cui appunto questi episodi sono molto frequenti, a difendersi e a dare tanto a chi se lo merita e dare niente a chi non se lo merita o non se lo merita più. L'indifferenza è l'arma migliore. Non serve a nulla prendere e andare a far del male a questa persona che vi ha fatto del male, anche se comprendo benissimo il pensiero è tu come ti permetti a distruggermi così, adesso te la faccio pagare. Non serve assolutamente a niente. Vi assicuro che l'arma migliore è l'indifferenza subdola. Cosa intendo? Che dal momento in cui questa persona vi lascia, nel momento in cui lo fa, se lo fa è perché si sente sicuro della propria decisione e sicuro di quello che sta dicendo. Quindi diciamo che, tra virgolette, è pieno di sé in quel momento, pieno o piena di sé. Quindi l'arma migliore che voi possiate sfoderare è l'indifferenza. Mi stai lasciando? Va bene, ok, meno male, così ho l'opportunità di rifarmi la mia vita, per esempio, no? Con subdolo cosa intendo? Che voi siete totalmente indifferenti a questa persona, per voi non esiste più, non è più rilevante. Però qualche frecciatina è lecito inviarla, senza mostrarvi ovviamente interessati. Io penso che dopo appunto il dolore che una persona vi può portare in questo modo, si meriti di essere un pochino martoriata. Ma in senso buono, nel senso magari farvi trovare al locale in cui andate di solito con un altro ragazzo anche più figo di lui, oppure che ne so, sicuramente avrete il gruppo di amici e era comune, no, tra voi. Quindi magari se lui è con l'amico, venire lì a salutare, ciao, come stai? Cioè, insomma, frecciatine un po' bastardelle.
E ovviamente magari anche rivolgergli la parola, perché no? Perché sì, per noi è indifferente, non esiste, però non c'è cosa migliore che dimostrare a quell'altra persona che il male che ha cercato di farvi non vi ha neanche sfiorate. Perché lui, nel momento in cui ha fatto questa cosa, vuol dire che per voi non provava più niente. Ed era sicuro invece dall'altro canto di trovare ancora un sentimento più forte, no? E dimostrare invece che non è così, fidatevi che spiazza e fa male e fa riflettere tanto. Tant'è vero che in casi estremi, come è successo a me, lo dico, in casi veramente assurdi ed estremi, poi porta alla riflessione, alla redenzione, se vogliamo definirla così, fino al punto di tornare indietro sui propri passi più maturi di prima. Io ho avuto un gran culo, diciamolo, perché ho avuto un gran culo, nonostante comunque abbia reso questa persona che mi ha fatto del male totalmente invisibile ai miei occhi e inesistente. Poi lui, dopo le mie, tra virgolette, cattiverie, dopo la mia indifferenza più totale, perché lui comunque era abituato a me come stalker, che ogni giorno lo chiamavo, mi interessavo di lui, era abituato ad essere al centro della mia attenzione. Nel momento in cui io ho detto basta, perché mi fai più male che bene, mi stai distruggendo e io non mi merito di essere distrutta da uno come te che mi ha fatto così tanto male. Ovviamente non era più al centro della mia attenzione, lui si è sentito spiazzato, si è sentito completamente inesistente e probabilmente questa cosa ha fatto più male a lui che a me. Tant'è vero che la situazione si è completamente capovolta. Praticamente lui veniva a cercare me. Io non lo cagavo, lui mi implorava di uscire, io non lo cagavo, io lo trattavo male e lui piangeva, cioè la situazione si è capovolta a mio favore, ovviamente, diventando quasi assurda. Beh, lì è ovvio che dopo essere stata così tanto tempo con una persona, cominci a pensare che una seconda possibilità si può, dare a chiunque. Però l'importante è sempre mantenere la lucidità da dire sì, ti do una seconda possibilità, però prima te la devi conquistare e meritare con i peggiori modi, con le peggiori torture possibili da parte mia. Secondo, se ti azzardi anche solo a pensare di trattarmi male in qualsiasi modo, dal più stupido al più violento, tu per me hai chiuso. Ma chiuso proprio che non mi vedi più e io se posso farti del male te lo faccio. Ovviamente non in senso fisico, ma in senso psicologico, non esageriamo. E quindi io ho avuto culo e devo dire che l'ho fatto sudare parecchio. Cioè, siamo stati un anno in cui io ero interessata, ero molto interessata perché comunque poi ho riflettuto e sapevo che quella persona per me era importante e volevo darle una seconda possibilità, però vi assicuro che da parte mia lo facevo sentire completamente una nullità e ho ritenuto più che valido il suo comportamento perché nonostante le cattiverie, sono stata veramente tanto cattiva, l'ho fatto stare tanto male, nonostante le cattiverie che le ho rivolto, lui attutiva il colpo e si rialzava, piangeva, si disperava, faceva, però si rialzava tanto che alla fine ci siamo rimessi assieme, perché io ho ritenuto che veramente mi avesse dimostrato al massimo quanto teneva a me. Ragazze, se vi dico che 100 volte l'ho trattato male anche davanti ad altre persone, 100 volte lui è tornato indietro, potete ben capire che è una persona che ha dimostrato di essere interessato. Quindi il mio è un caso veramente raro, me ne rendo conto, è molto molto raro che i ragazzi, specialmente al giorno d'oggi, si comportino in questa maniera. Quindi non voglio assolutamente illudervi, anzi, voglio dirvi, questa è una cosa talmente impossibile ed improbabile che c'è lo 0,1% di possibilità che accada. Quindi non voglio illudervi che questo possa succedere affatto, perché neanche io me l'aspettavo. Voglio bensì farvi capire che bisogna dimostrarsi forti, autorevoli e soprattutto indipendenti. Dovete capire che nonostante voi amiate la follia quella persona, comunque siete venite prima voi di qualsiasi altra cosa e non potete permettere a nessuno
lui, lei esclusa, escluso, di distruggervi. Quindi questo è anche un consiglio per vivere bene qualsiasi relazione, non per forza per il post relazione, ma anche proprio per vivere bene tra voi due, perché avere la propria libertà all'interno di una coppia è una cosa fondamentale. Chiudervi tra voi due non serve a niente, anzi porta più danni che altro, perché veramente vi annullate completamente per un'altra persona e quando poi quella persona va via, voi cosa fate? È brutto trovarsi in queste situazioni, appunto io l'ho passato e non avevo più amici, non avevo più niente, se non quelli avuti appunto in comune con questa persona ed è veramente terrificante, cioè ti trovi spiazzato. Non oso immaginare a età più avanzate della mia che cosa voglia dire, cioè non esiste. Quindi il mio consiglio spassionato appunto è: diventate forti, trasformate il vostro dolore in rabbia, diventate indifferenti che è l'arma migliore, non serve a niente fare del male, non serve a niente farvi del male, proprio zero. L'unico modo migliore in assoluto è l'indifferenza e ricostruire la vostra vita e prendervi sempre la vostra libertà in modo da viverla anche bene nel caso tra voi due e mettervi sempre al primo posto, mettere voi e la vostra famiglia sempre al primo posto, perché gli altri, anche le persone più impensate, possono farvi del male incommensurabile. E niente ragazze, quindi questo era il mio video a riguardo. Io spero di esservi stata in qualche modo utile, di avervi tenuto compagnia. Se vi va, a me farebbe molto piacere poter leggere le vostre esperienze qui sotto in un commento, se vi va. E sarebbe molto bello confrontarci proprio in merito a questo argomento. Mi piacerebbe molto, ne sarei davvero onorata, quindi vi invito a farlo. Mettete un bel mi piace al video ed iscrivetevi al canale se ne avete voglia e ci vediamo nel prossimo video. Un bacione. Ciao!